Ben ritrovati di nuovo sul mio canale. Siamo con un altro episodone. Episodione incredibile. Non mi viene la parola. Di Rain Simulator, un gioco anche molto richiesto da voi, ragazzi. Vi sta prendendo anche questo gioco, non solo gli altri. Quindi grazie per il supporto che mi date sia in questo episodio, in questo gioco, ma su tanti altri, ragazzi. Siamo ben ritrovati con Rain Simulator. Allora, ragazzi, mi avete dato una tonnellata di informazioni e di consigli nell'ultimo video, che potete vedere se non avete visto, ragazzi. Adesso vi apparirà qui, per chi forse sta vedendo la prima volta questo video, per non perdervi nulla delle serie, vi apparirà qui sopra l'ultimo episodio di Rain Simulator. Allora, ragazzi, detto questo, mi avete dato tanti di quei consigli di come fare la muffa blu e la muffa bianca, vi ringrazio soprattutto. Mi avete detto che si fa a comprare e si ammischia mentre cuciamo il latte per fare il formaggio. Quindi, detto questo, poi qua stavamo facendo le salsicce che ovviamente stanno maturando. Qua avevamo altra carne di maiale per fare altre salsicce. Qua abbiamo tutta la lampadana. Qua abbiamo 42 litri di latte, 28 litri di latte. Quindi allora io direi di fare una cosa in questo episodio. Intanto picciamo la luce. Non so chi spegne il risparmio, ma sono io che pago e caccio i soldi. Volete una luce a H24? Teniamo la luce a H24. Oh, che cazzo. Detto questo, allora chiudiamo perché fa freddo. Allora, pure le galline dobbiamo vedere un attimo qua come procede. Il pulcino pio, hanno fatto due pulcini. Bravo gallo, dacci dentro come se non ci fosse domani. Ovviamente non sfonda la gallina. Vabbè, ragazzi, allora qua avevamo il carrello, avevamo altri questi qua, ragazzi. Ma io direi di questi contenitori di oggi di andarle a acquistare almeno un altro po' ne andremo a acquistare. Le mucche poi andremo a vedere. Allora, ragazzi, facciamo una cosa, perché alcuni di voi mi hanno detto anche che devo andare a vedere al ristorante, quello vicino al concessionario, per vedere in base al giorno cambia la cosa che c'è. Nel senso, che ne so, un giorno ti dice una cosa e un giorno ti dice un'altra. Quindi andiamo a vedere, prima andiamo a comprare la muffa blu e la muffa bianca e vediamo un attimo come farla e produrla, soprattutto. Non so se dove me le fa mette. Ovviamente, raga, però le caciotte mo le dobbiamo mettere un posto. Io stavo pensando di metterla al garage. Sì, al garage, al nostro stanzino, per dire la verità. Garage. Quindi, però vorrei comprare un po' di più, almeno altre 2-3 borse. Due borse termiche. Perché vorrei. Non so se ce la facciamo in questo episodio andare a caccia, ma poi vedremo che abbiamo tante cose da occuparci. Soprattutto vogliamo vedere, perché abbiamo usato anche lo stortitore, alcuni di voi si sono divertiti a quella scena, ma mi è stato consigliato anche di dare un colpo solo alla testa. Vediamo un po', vediamo, queste sono tutte cose da provare. Non so se ce la facciamo in questo episodio oppure, ragazzi, nella prossima live su Rain Simulator, che sicuramente in settimana qualcosa succederà. Vi ricordo che c'è la scaletta nuova sul mio Discord, sotto in descrizione il link, mi raccomando. Salve, signor. Allora, le compriamo altri due termici. Poi compriamo la muffa blu. Ma costa parecchio sta muffa blu e muffa bianca comunque. Ne compriamo almeno 6. Vediamo un attimo come va. Se no facciamo cifa tonda. Andiamo al carrello. Allora, la mia comba 6. Facciamo 6 e 6. 2. Facciamo 3, dai. Spendiamo sti soldi, tanto. Tanto per il momento non ci mancano i soldi. Poi ovviamente, ragazzi, dobbiamo fare. Poi sto pensando anche di rifare la casa. Vediamo un po'. Ah, ma così me li metti. Ma si può mettere qua dentro? Ma che figo. Ah, ma sì. Allora, se si può mettere qua dentro. Ragazzi. Ma solo uno me ne fai prendere? La sta cosa di uno solo. Ok, mettiamo la muffa bianca. È bello perché è tutto sparso. È quello che mi piace. Tipo come. Tu prendi al volo. Tu. Tipo una cosa così, capito? Tipo una cosa. Prendi al volo, capito? Ok. Quindi le borse termiche. Allora, sicuramente ci dobbiamo mettere anche. Che dici, raga? Ma le caciotte ci entreranno nelle borse termiche? Fatemi sapere sotto nei commenti se le borse termiche saranno buone per metterci anche le caciotte. Ci voglio provare. Intanto questa è piena di muffa blu e muffa bianca. Allora io direi di questi metterla qua. Allora, ragazzi, direi di comprarle altre di. Visto che
Lo spazio è quello che è, insomma. Allora, io devo ricomprare un'altra due borse termiche. Salve signora, passo di qui perché sono un po' pigro. Allora, compriamo un'altra una, due. Poi compriamo una, due. Ne compriamo almeno altre. Dai, 6 e 6. 6 e 6 facciamo cifra tonda. Ragazzi, spendiamo 2322, costa tantissimo. Cioè, la muffa blu, cioè, 6 pezzi, 1380 solo quelle. Però, vabbè, raga, che dobbiamo fare? Ma dobbiamo investire. Dobbiamo investire, questo si sapeva. Intanto si sta a fare una certa. Qua sempre notte si fa. Facciamo le cose sempre di notte, porca miseria. Vabbè. Poi andiamo a vedere pure cosa ci vuole al ristorante, ragazzi. Questa cosa poi andremo a vedere pure. Cosa. La specialità del giorno, cosa ci serve. Intanto vuoi mettere tutto qua. E poi basta spendere soldi, perché sinceramente, raga, i soldi ci servono anche per comprare il mangime, che abbiamo tante gli animali. Quindi poi non possiamo. Allora, qua c'è. Questi due contenitori sono pieni di roba. Pieni di roba. Dice di muffa blu e muffa bianca. Ok, raga, saliamo in macchina. Torniamo alla nostra casetta. Ovviamente ci dobbiamo dormire. Sa fa una certa. Qua. Solo, sai cosa mi piace di questo gioco, raga? Non so se avete notato anche voi o se state giocando. Che il tempo passa troppo velocemente. Oddio, il cervo voleva morire. Secondo me, se si poteva mettere come tipo Farming Simulator, dove puoi scegliere tu se farla andare più 5 o più 1, o tempo reale, dove il tempo si ferma, ti permette un po' più di giocare nel giorno, perché il tempo scorre troppo velocemente, o se no di ridurlo un po', che cammina un po' troppo il tempo. Questa è l'unica cosa che al momento mi sento da dire in questo momento, perché è la verità, cioè scorre troppo veloce. Cioè, ragazzi, fa notte in un. Mentre qua dopo siamo a lavorare, cioè siamo a fa, qua dobbiamo scaricare tutti questi termici, qua un macello. Salve. Quindi allora, raga, facciamo una cosa. Posiamo qua. Salve. Allora, raga, andiamo a casa. Ok. Eh sì, così almeno si sveglia bello fresco fresco. Salve. Allora, muffa. Allora quelle con la muffa erano in mezzo, no? Sì. Erano in mezzo. Allora, quelle con la muffa, ragazzi, io devo rimetterle qua. Che questo ci servirà poi per operare mentre facciamo le cose. Pure queste erano piene. Ok. Allora, si può mettere sopra? No. Allora, proviamo. Allora, intanto facciamo una cosa. La pendola la mettiamo qua. Poi prendiamo qua, lo versiamo qua. Premi per prendere, muffa blu, premi per aggiungere. Ok, posalo qua. Vediamo un po'. Ok, vediamo un attimo com'è. Stiamo facendo la prima casciotta con la muffa blu. Era questo, è un esperimento, ragazzi, un esperimento per vedere pure com'è. Nel frattempo, però, io direi. Però, nel frattempo, raga, le salsicce sono stagionate. Guardate che spettacolo. E io, ragazzi, le caciotte le vorrei togliere. Qua abbiamo altri 9 pezzi di maiale di qualità, quindi, non lo so, vediamo. Vediamo un po'. Però questo non ce la fa mettere, mo' qua. Sì. Se lo metto là, succede un macello, però. Ah, io metto qua, questo è il bug. Quindi abbiamo fatto la prima caciotta con la muffa blu. Però io, ragazzi, nel frattempo vorrei vedere una cosa. Intanto scaricare. Anzi, no, questo può essere lasciato anche qua. Andiamo a vedere. Aspettando, però, prima cosa voglio vedere una cosa. No, ok, non si deve ricaricare. Vediamo un po' come procede. Ok, qua è qua poi, raga. Dobbiamo fare altro latte. Ma questo secondo me lo faremo più nella prossima live. Ci daremo la produzione di latte di mungitura pazzesca. No, questi sono più qua a fare un po' cose più random. Allora, possiamo andare a vedere che cosa ci serve al negozio. Possiamo andare a vedere che cosa ci serve al negozio. Ma dove cazzo sto andando pure io, che chiuso qua la strada? Allora, dov'era? Mi sono scordato.
Ok. Era di là, dall'altra parte. Ok, raga. Ah, eccoci qua, ragazzi. Siamo quasi giunti. Vediamo cosa ci serve. Poi cominciamo a preparare cosa ci serve al ristorante. È la cosa novità di questi nuovi DLC. Che comunque ho scoperto, ho letto che uscirà un altro DLC, un altro aggiornamento del gioco. Quindi un altro aggiornamento importante, non si sa ancora di che cos'è, però spero che sarà qualcosa di molto bello e molto utile. Soprattutto qualche attrezzo nuovo, o qualche costruzione nuova, o qualche animale in più, o qualcosa in più da fare. Quindi vediamo un po', siamo in attesa. Allora, vediamo un po', salve. Allora, vediamo cosa dobbiamo fare. Io vado qui, eh. Allora, c'è richiesta polpetta di maiale, salsiccia di pollo, formaggio muffa blu. Ok, tre formaggi di muffa blu, una salsiccia di pollo che non ci abbiamo, ovviamente prendiamo un pollo, tagliamo la coccia, una polpetta di maiale. In che senso polpetta di maiale? Che senso polpetta di maiale? Forse carne macinata di maiale, scusa, che significa polpetta di maiale? Moltiplicatore del prezzo per 1,7. Quindi due salsicce di pollo, tre caciotte di formaggio muffa blu, una polpetta di maiale. Ma polpetta di maiale non c'ho che senso. Forse carne macinata di maiale, forse. Poi vedremo. Però, ragazzi, no, fatemi sapere sotto nei commenti. Non lo so, sta carne di maiale, sta cosa non l'ho capita. Sta cosa non l'ho capita. Vabbè, era giusto per vedere un attimo come funzionava. Poi per le caciotte, ragazzi, io non so se le possiamo andare a vendere. Oppure ce le teniamo per possibili futuri. Perché non so se serve qua solo la muffa bianca e blu. Non lo so se ci servirà anche altre caciotte normali. Per il momento non ce le vendiamo, ce le teniamo al magazzino. Vediamo dove mettere soprattutto. Se c'è dentro la borsa termica, questa è la cosa che dovremmo fare ora. Questo episodio è un po' così, ragazzi, oggi. Boh, mulo e botta, però. Questo episodio è un po' così. Per capire un po' un attimo come funziona anche la muffa blu, muffa bianca. Per vedere un attimo se avevo capito bene come farla. È tutto quanto. Quindi poi vediamo un po', raga. Poi nella live ci metteremo proprio pesantemente ad andare avanti con la produzione di tutto. Ok, prende. Ho ripreso la. No, ma devo andare di là, però. Che dobbiamo avere pure. Quindi due salsicce di pollo. Quindi possiamo tritare anche il pollo. Vabbè, era giusto per vedere. Quindi, ok. Torniamo là e vediamo se mi fa mettere caciotte dentro le borse termiche. Perché se ci fa mettere caciotte dentro le borse termiche, almeno abbiamo tutta una cosa dove si tiene in temperatura, che non marcisce e niente. Perché pure le salsicce, se dobbiamo farle altre, quindi ci servirà spazio poi là. Quindi, oppure non lo so, dobbiamo ingrandire la casa. Vediamo cosa ci costa pure ingrandire la casa. Poi questa è pure un'altra cosa che dovremmo fare. Allora, io scelgo la macchina qua. Io, raga, prenderei una caciotta proprio per vedere un attimo. Vediamo se me le fa mettere nella borsa termica. Ma se le fa mettere dentro, ragazzi, allora le mettiamo qua, signori. Metti questo qua, scusami. Prendiamo tutte le caciotte, le mettiamo qua. Sì, almeno liberiamo lo spazio, che mo. Eh sì, ragazzi, allora le borse termiche servono a questo. Ci tiene tutto fresco, fresco, fresco. Non so come ci entra, non me lo dire come ci entrano. Ok. Mi sa un altro pezzo ci entra. Tac, 12 caciotte qua. Questo è quello con la muffa che stiamo facendo. Oddio, potremmo. In realtà. Ma la muffa bianca vorrei prendere. Allora, intanto facciamo una cosa. Questo lasciamolo qua. Prendiamo qua. Versa. Ne facciamo un'altra di muffa. Questa lasciamolo qua. Vai, inizia a cucinare. Ne facciamo un'altra, ragazzi. Vediamo, però. Ma possiamo fare anche un'altra volendo qua. Tanto il latte non ci manca in questo momento. Produzione di muffa, ragazzi. Che ce la teniamo per quando sarà. Ok, perfetto. Così mettiamo due caciotte, almeno abbiamo fatto tre caciotte, perché tre caciotte servivano. Tre caciotte servivano al ristorante, quindi facciamo. Una già l'avevamo fatta. Tac, mettiamo ancora di là. L'altra in. Poi, raga, non lo so, vorrei acquistare anche altre due padelle, perché se poi ci serve anche la pizza carne, dobbiamo essere operation. Dobbiamo essere operation.
Quindi io mo, la muffa blu di metterla qua perché sennò mi va, mi si marcisce poi, capito? Ok, prendo il prodotto. E allora a sto punto, ragazzi, allora qua abbiamo il formaggio, qua abbiamo il maiale. A sto punto, allora io prenderei un'altra borsa frigo, borsa termica. Me la metterei proprio qua. E ci metto le salsicce, ragazzi. Se così almeno abbiamo anche lo spazio poi per le funture salsicce. Almeno visto che questo è salame, salame. Quindi il salame ce l'abbiamo. Vedi? Salsicce di maiale, salame. Non so cosa vuol dire polpette che ci ha detto lui. Intanto qua chiudiamo perché ci sta tanta il popò di roba. Caciotte, salame, tutto quanto. Allora, ok, raga, io direi per questo episodio ci possiamo salutare qui. Ovviamente fatemi sapere, ragazzi, cosa significa polpetti di maiale. Forse lui intenderà di portare solo quando maciniamo, quindi carne macinata, penso sia quello. Quindi non lo so. Intanto, salvatina. A risalvatina un'altra volta. Ragazzi, noi ci possiamo salutare qui per questo nono episodio, decimo episodio, non mi ricordo, di Rain Simulator. Ovviamente, ragazzi, andremo avanti mo quando lo porterò in live, andremo più avanti con le produzioni, con tante cose lì, ragazzi, mi aiuterete anche voi ad andare avanti, ragazzi. Ma vi ringrazio di essere stati con me in questo episodio. Spero è stato un episodio un po' così anche per capire un po' la muffa. Abbiamo cominciato la produzione di muffa, abbiamo capito un po' cosa dobbiamo portare al ristorante, quindi per eventuali cose. Era un episodio un po' così. Quindi, ragazzi, grazie a tutti per essere stati con me in questo episodio. Ci vediamo nei prossimi video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi nessuna live o video o nessuna seriona pazzesca. Ragazzi, grazie ancora, iscrivetevi sotto nel video, in descrizione, tutti i link, ragazzi, è gratuitamente, è gratuito, passateci a dargli un'occhiata, non vi costa nulla. Ragazzi, spolliciate in su, condividete questo video agli amici, su Facebook, dove volete voi, ragazzi, quello più possibile. Ci vediamo nei prossimi video e live, qui sul canale YouTube o sul tubo viola che trovate sempre sotto in descrizione. Ciao a tutti, ragazzi.